Ciao Ninetti, bentornati e benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi creiamo insieme con la resina nei nuovissimi stampi che mi sono arrivati da Gea Creation e sono stupendi. Guardate che luminosità, ve li faccio vedere. Allora, questo è il primo e sono le fasi lunari, uno stampo che adoro, è stupendo. Secondo me ci si possono fare tantissime cose e mi piace tantissimo. Anche secondo me è una bella decorazione da parete, non lo so, è stupendo, la dimensione è veramente veramente perfetta. Poi abbiamo questa pergamena, stupenda anche questa, e questi altri stampi che mi ha inviato già, che adoro, sono nuovissimi. Ci sono queste due lanterne a tema Giappone con all'interno, guardate che carini, i fiori di ciliegio, le nuvolette. Questa è straorientale, stupenda, veramente stupenda. Poi abbiamo ancora stile Japan, questo stampo con i fiori di ciliegio. Perdonatemi se non c'è molta luce, purtroppo ancora non ho acquistato la lampada nuova, visto che la mia è defunta e non mette neanche a fuoco senza luce, però accontentiamoci della luce che c'è, quindi per favore, insomma, non arrabbiatevi se non ho molta luce. Meno male che un po' ne arriva dalla finestra, anche se dall'altro lato. E poi c'è quest'altro stampo stupendo di nuovi ciondoli con le farfalle. Qui c'è la macaone, che questo è il mio ciondolo preferito, cioè l'adoro, la macaone è la mia farfalla, è stupenda, la amo. Poi abbiamo un girasole e queste altre due farfalline che appunto andremo a realizzare insieme. Non vedo l'ora, perché qua possono uscire dei ciondoli stupendi, quindi noterete che sono tutti stampi nuovi appunto e sono stupendi. E vi ricordo che da Gea Creation è attivo il codice sconto Ninetti15 del 15%, quindi correte sul sito di Gea sotto nell'info box e andate a fare shopping. Da Gea trovate anche tantissime pietre e cristalli diversi, quindi potete darvi la pazza gioia. Allora, la parola d'ordine di oggi è decorare gli stampi, perché la maggior parte degli stampi, insomma tutti questi qui, insomma, voglio andarli a decorare prima con un po' di pigmenti e utilizzeremo i pan pastel. In realtà potete usare anche degli ombretti magari, se non avete ancora nulla, quindi un po' di pan pastel e anche dei gessetti o pastelli. E poi invece per le luci voglio utilizzare questi bellissimi, wow, guardate che luce, questi bellissimi foil iridescenti. Ok, in realtà vediamo anche se si riesce a sfumare col gessetto. Il problema è che il pan pastel è ovviamente più carico, quindi si vedrà molto meglio, però vabbè, vediamo, noi ci proviamo. Allora, vediamo se mi viene bene. Ecco, diciamo che è un po' chiaretto, non so quanto si vedrà, però noi ci proviamo. Poi da dietro facciamo che ci passiamo il pan pastel, che magari scurisce un po' ma rende anche un po' più intenso il colore, e dove vedete che il colore esce fuori andiamo a pulire dopo, a colorarli tutti così. Ah, comunque sì, dai, dove passiamo un po' più di rosso vedo che rimane un po' di più. Guardate che bello se passiamo anche il pan pastel, prende benissimo il colore. E dai, secondo me loro possono stare bene, perché poi i rametti e tutta questa parte qui la possiamo fare dopo con le cere, però la parte bella è appunto che ci siano i fiorellini in rosa. Oh, è stupendo. Allora, qua c'è un bonsai che, volendo, potremmo farlo anche sempre a tema fiori di ciliegio, perché provare a farlo tutto rosato, visto che comunque siamo nel periodo, oddio, adesso sono già un po' sfioriti, però siamo nel periodo dei fiori di ciliegio, della loro massima fioritura, quindi potrebbe starci comunque benissimo. Ok, vabbè, diciamo che visto così ancora non si vede niente e non so neanche se si vedrà abbastanza quando usciremo la creazione, ci sarà il trasparente, sicuramente non si vedrà tantissimo, però le decoreremo tanto anche poi una volta pronte. Intanto diciamo che come primo passaggio ci siamo ed è stupendo, mi piace veramente veramente tantissimo. Quasi quasi provo a colorare questa parte qua tutta di rosso e anche la parte sotto. Anche qui penso che si potrebbe vedere un pochino poco, però poi nel caso possiamo decidere di passarci sul retro di questa parte con altro rosso, quindi non lo so, poi vediamo.
Dai, carina, secondo me può venire bene. Poi il resto lo facciamo con le cere, anche questi filini davanti, perché ho paura che poi venga un po' macchiato, magari il colore venga solo in alcuni punti, quindi direi di fare così. Abbiamo da decorare questi bellissimi fiori di ciliegio sul rametto. Ecco, questi saranno secondo me un pelino più difficilotti, però... Ok, e direi di fermarci qui perché altrimenti poi potrebbe esserci troppo colore, quindi fermiamoci anche qui per l'amor del cielo. Oh, guardate che carino sfumato con l'arancione, mi piace tantissimo. Allora, come verde utilizzo questo verde del Pan Pastel che secondo me ci sta bene, poi è bello intenso, quindi... Sicuramente, ecco, infatti, vedete, i Pan Pastel sono intensissimi, quindi colorano alla perfezione. Arriverà il giorno che avrò tutti i colori dei Pan Pastel. Arriverà, arriverà. Ecco qua. E abbiamo la foglia verde e poi con il marrone, questo qui, ci facciamo la parte centrale. Ecco qua, oh, questo sarà un ciondolino stupendo, secondo me il giallo si vedrà poco, quindi qua l'ideale sarebbe andarci a colare la resina gialla. Ok, perfetto, ho messo della resina trasparente, ora la mescolo per 3 minuti. Per questa colata sto usando la mia amata iCreation Resin Pro e vi ricordo che anche da Resin Pro è sempre attivo il codice sconto NINACREATIONS10 e vi lascio tutto sotto nell'info box. E questa io l'adoro, soprattutto ora che fa più caldo, catalizza subito. Quindi mescoliamo la resina per i nostri 3 minuti senza andare troppo veloce, così ci ingloba anche meno bolle. Volevo ringraziarvi di cuore per tutto il sostegno che mi state dando ultimamente nei nuovi video sul canale, perché vi stanno piacendo tantissimo più del solito, siete in tantissimi nuovi iscritti, anzi ci tengo a salutare tutti i nuovi iscritti del canale che stanno arrivando. Scusatemi se mi sentite un po' ovattata, ma ho la mascherina su ovviamente e in realtà avrei dovuto mettere i guanti. Sig, non fatelo, sto sbagliando io, vanno messi assolutamente i guanti. E però ecco, ci tenevo tantissimo a dare il mio personale benvenuto a tutti i nuovi iscritti al canale, che siete tantissimi e sono strafelice, stracontenta. Ora la resina sembra celestina perché sotto c'è un pezzo di resina catalizzata celeste, ma in realtà è trasparente assolutamente, quindi continuiamo a mescolare. E per tutti i nuovi iscritti, oltre al benvenuto, mi raccomando, rimanete sul canale, attivate la campanellina qui sotto per attivare le notifiche, così YouTube vi avvisa quando carico un nuovo video. Tanto tranquilli, non ne carico tanto, non ne carico tanti, quindi non vi avviserà ogni 3 secondi sicuramente, però così non vi perderete nuovi video. E fatemi sapere nei commenti magari come vi chiamate, cosa vi piace del canale, cosa vi ha attirato, così impariamo a conoscerci. E wow, inizia a diventare più limpida, ciò vuol dire che i due componenti stanno iniziando ad unirsi in modo consono. Ok, la resina ha fatto un po' di bollicine perché è leggermente densa. Tanto ci scegliamo i colori da andare a utilizzare. Allora, qua dentro ho già tagliato i tondini di vinile che voglio utilizzare. Ho scelto questo sul giallo e poi ce ne sono due di questo colore. E utilizzeremo questi qua e poi passeremo la cera da sopra per andare a riprendere i rilievi dei vari dettagli dei crateri lunari. Mentre per questa creazione, allora, qui andremo col trasparente. Qui sono indecisa, penso di fare un... lieve rosa, e qui andremo a fare i colori giusti. E come coloranti utilizzerò questi, che sono i miei preferiti, che presi su Amazon, vi lascio il link sotto nell'info box, e sono sia per resina che per resina UV, e sono coloranti che colorano in modo pieno la resina, quindi meno ne mettete, viene un effetto più lattiginoso, però non rimane trasparente, ecco. E quindi andremo ad utilizzare sicuramente il giallo, che tra l'altro è anche il mio colore preferito perché fa un color vaniglia stupendo. Quindi prenderemo questo che si chiama Milk Yellow, poi vediamo, ecco, magari per i fili di ciliegio ci mettiamo una puntina di rosa che proprio dà quel tenue nella resina e ci sta sicuramente bene, ed è il pink. E poi vediamo cos'altro ci serve, ah, i colori per le farfalle. Allora, per la macaone dobbiamo fare un giallo, ma ci serve un giallo più intenso, quindi dovrebbe esserci l'arancione. Almeno ce lo mettiamo un pochino, cioè non saprei, ok, non saprei. Qui ci andremo a fare il rosa, quindi metteremo una lieve goccina, basta, una lieve goccina, aiuto, sto facendo volare tutto.
metteremo una lieve goccina di rosa e vediamo se viene bene. Come al solito, perdonatemi, non c'è luce, mamma mia. Wow, che carino, lo vedete? Stracarino, spero si veda. Mamma mia ragazzi, devo prendere la lampada, lo so, non so neanche io perché ci sto mettendo così tanto tempo. Solo giallo qui, un po' di arancione qui. Allora, qui ci mettiamo solo giallo, qui mettiamo una punta di giallo, una punta di questo che sembra arancione, ma è tipo un rosato, è tipo un color salmone, troppo poco. Quindi all'interno ci vado a mettere anche una goccia di Vitrail arancione, che ovviamente è trasparente, però qui che c'è già di base il colore verrà sicuramente un pochino più, un pochino meno intenso. E ok, basta. Un bel arancione. È venuto un rosa. Alla fine è venuto un rosa. No, vabbè, non ce la posso fare. È letteralmente un rosa molto intenso. Ok. Proviamo a metterci altro giallo. Vediamo. Vediamo se riusciamo ad aranciare un po' la situazione. Oh, perfetto. Perfetto, aggiungiamo una goccia di questo giallo bello, guardate che bello, è super intenso, belli belli, questi mi piacciono. Quindi iniziamo da questi due. Allora, qui ci voglio andare a mettere soltanto questo più giallino, quindi soltanto questo. Ok, nella monarca e in questa... No, in questa ci voglio mettere sempre solo il giallo, perché la macaone è più giallina, ok? Mentre qua invece ci voglio fare l'arancione al centro e velocemente ai lati. Ok. Sfumare con questo un po' più chiaro. Ok, bene. Vedremo se sarà venuto abbastanza carino. E allora, in realtà me ne è rimasto tanto di questo colore. E vabbè, facciamoci anche questa, perché è peccato se no, insomma. Oh, abbiamo fatto andare troppa. Vabbè, ok. Allora, passiamo lo stuzzicadenti, così siamo sicuri anche che non faccia bolle. Vabbè, lì ce n'è andata un po' tanta, però ciccia, fa niente. Passiamo a mettere il rosa qua dentro, che secondo me sarà quello più carino, perché è di un bel rosa tenue tenue. E poi con le cere antiche andremo a riprendere sostanzialmente i rametti. Quindi, tra l'altro questo stampo è stupendo, perché si possono fare secondo me anche tipo gli orecchini al lobo con i fiorellini, con i fiori di ciliegio, è stupendo. Allora, prima di fare le cosine in trasparente, direi di andare a divertirci con le fasi lunari, dove sostanzialmente dobbiamo solo fare un po' di trasparente, metterci i tondini e poi altro trasparente, quindi ok, un po' di trasparente dovrebbe bastare, perché altrimenti mi stava finendo la resina trasparente per le mie amate lanterne e non va bene, dobbiamo assolutamente colarle. Quindi andiamo subito con l'ultimo po' di resina nelle lanterne. No, mi sa che non ci basta, Sig. E mescoliamo altri pochi grammi di resina, perché ci siamo dimenticati di farne abbastanza. Molto bene, molto bene. Ok, andiamo a rifillare di resina. Bene, allora, diciamo che secondo me potrebbero essere super carine. Quindi domani scopriremo insieme come saranno venute tutte quanti le creazioni. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Grazie per essere stati con me a creare con la resina. Noi ci vediamo appunto domani, speriamo, incrociate le dita, perché se non vedete il video vuol dire che sono andate molto male, ma molto molto. Quindi no, speriamo che vadano bene, positivi, positivi. Io vi mando un bacione gigantesco e alla prossima, ciao!